di Pontinia, Pasqualino Pisano, che vi parlerà della questione relativa alle biomasse e biogas. I grilli in movimento per Pontinia e dei grilli e le cicale di Latina, i due meetup del Movimento 5 Stelle. Allora, io mi occupo di un gruppo di lavoro che si occupa di ambiente e rifiuti. Recentemente ci stiamo occupando di una questione che sta salendo un po' alla ribalta delle cronache, che è quella della costruzione di numerose centrali a biogas e a biomasse nella nostra provincia. Allora, queste centrali, diciamo, recentemente stanno nascendo perché comunque il governo, lo Stato sta finanziando la produzione di energia elettrica attraverso le biomasse con un contributo di 28 centesimi a kilowatt, che induce molti interessati a generare corrente utilizzando quello che vengono chiamate biomasse, che di bio hanno ben poco. Cosa so che le centrali a biogas in questo processo chimico di fermentazione generano dei fumi che possono essere tossici per noi stessi, favorendo la formazione di funghi e altri batteri che vanno comunque... Mentre una di Iannuzzi alla Camera. Poi è stata inviata alla Camera, sempre al Senato, un'altra interrogazione sul Latinambiente, che è un'altra situazione abbastanza, diciamo, poco conosciuta, poiché questa società deputata alla raccolta differenziata di Latina è posseduta per metà dal comune e per metà da un'altra società privata. Latina Ambiente è una società che possiede per metà Ecoambiente, che è una delle due società che operano sulla discarica di Montello. Beh, tutte queste società che ho nominato, ad eccezione del comune, si sono viste arrestati sia o amministratori delegati o proprietari, vale a dire Landi e Cerroni e Colucci. E quindi questo per la parte rifiuti, mentre un altro aspetto che è stato diciamo osservato dai nostri portavoce è stato quello delle centrali nucleari, sia quella di Borgo Sabotino, che riguarda la zona nord della provincia, che quella del Garigliano. Noi, sia in tutte queste situazioni, il lavoro che si può fare è minimo, poiché la forza politica del Movimento 5 Stelle, stando all'opposizione, comunque l'unica cosa che può realmente fare è sottolineare e portare all'attenzione di questi problemi. E quindi questo è un aspetto di quello che il Movimento 5 Stelle può fare, perché il resto, come si suole dire, la forza del movimento sono le persone. Quindi, come diceva Gianluca prima, il movimento di Latina con quello di Pontinia Cisterna abbiamo realizzato questa bellissima esperienza che sono i tavoli di lavoro, con i quali noi generiamo i lavori, magari li iniziamo e poi li passiamo ai nostri portavoce, che li portano, insomma, nella sede più diciamo più istituzionale. Solo che per fare tutto questo, sempre come diceva Gianluca, la cosa importante è che ci sia partecipazione, perché i problemi, soprattutto a livello ambientale, del tema dei rifiuti, del riciclo, quella Latina sono molti, però noi siamo ancora in pochi. Quindi io spero che poi vogliate chiedere agli attivisti che sono qui a vostra disposizione come partecipare. Non serve uno sforzo eccessivo, perché è responsabilità di tutti. E quindi noi invece, come tavolo rifiuti, abbiamo portato avanti sul territorio delle iniziative come Duna Day, fatto l'anno scorso per luglio. Siamo andati a pulire le dune da cicche, copertoni e anche lastre di Eternit che si sono trovate sul nostro meraviglioso lungomare, perché a Latina non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. E un'altra invece occasione è stata quella della Latina Pulita, e questa stessa cosa l'abbiamo fatto per alcuni parchi e stiamo organizzando una seconda edizione. E quindi, come cittadini, noi possiamo fare veramente qualcosa. Infatti Christian vi dirà quello che lui personalmente ha portato avanti, da persona non esperta che però semplicemente si è messa a leggere le carte e a cercando di capirci qualcosa, perché qualcosa non quadrava.
Grazie, grazie Alessandra. Scusate, un po' l'emozione per noi, perché siamo, non siamo di palco, perciò siamo ragazzi, persone come tutti voi. Allora, il tavolo rifiuti, ambiente rifiuti di Latina, ormai da 3 anni, porta avanti degli... Sì, allora, il tavolo ambiente rifiuti di Latina, del meetup di 5 Stelle, porta ormai da quasi 3 anni delle verifiche, delle osservazioni sul territorio, specialmente in particolar modo sui rifiuti. Non entro nel dettaglio dei lavori che abbiamo fatto semplicemente, vorrei portarvi alcuni esempi. Un esempio specifico è quello del costo della TARES, costo TARES 2013. È una verifica che è semplice fare, perché basta andare a prendere la nostra bolletta TARES, verificare il costo in base alla superficie e agli occupanti e andarlo a confrontare con delle realtà, altri comuni italiani, dove viene applicata una TARES molto più bassa. Abbiamo fatto una verifica, abbiamo scelto fra le varie città che possono essere simili a Latina, Salerno, Novara, Trento. Personalmente abbiamo scelto la città del comune di Trento, per un semplice motivo, perché sul comune di Trento esiste una pagina specifica per potersi calcolare in modo semplice e intuitivo qual è la propria bolletta TARES per l'anno 2013. È risultato che il comune di Trento, che adotta una raccolta differenziata porta a porta, puntuale, dove si applica il concetto che chi inquina paga, ha una tariffa per, dico standard, una persona, ad esempio 150 metri quadri, si paga una tariffa di 150 euro. Facendo lo stesso conteggio, anzi prendendo la bolletta, la tariffa TARES di Latina del 2013, si va a pagare 220 euro, stessa superficie, stessi occupanti. Questo fa significare che già a Trento, dove si applica una raccolta differenziata molto più costosa, onerosa, che è quella porta a porta, dalle linee guida della Regione Lazio questa raccolta costa dai 100 ai 130 euro tonnellata, a Latina si ha una tariffa molto inferiore rispetto a Latina, dove si applica una raccolta su cassonetti stradali, che noi possiamo vedere qua intorno a noi, con un costo nettamente inferiore, perché dalle linee guida della Regione Lazio il costo con cassonetti stradali va dai 30 ai 50 euro. Questo già mette in evidenza come qui a Latina ci siano dei seri problemi di funzionamento per la raccolta differenziata. Poi, in ultima istanza, proprio il comune di Latina ci fa capire che non ha nessun interesse a portare una raccolta spinta porta a porta, perché, come potete vedere, sono state installate da pochi mesi queste isole interrate, qui ne abbiamo una proprio qua dietro. Queste isole, 3 isole interrate, sono costate alla cittadinanza di Latina 211.000 euro per proseguire sempre una raccolta stradale che non potrà mai superare il 35, massimo 40% rispetto a una raccolta porta a porta che supera il 65%. Dico un'ultima cosa. Il decreto 152 del 2006 stabilisce che tutti i comuni italiani debbano raggiungere entro il 31 dicembre del 2012 una raccolta differenziata del 65%. Noi siamo inadempienti perché pochissimi comuni riescono a raggiungere questa raccolta differenziata. A tal proposito, prendendo spunto sulla sentenza della Corte dei Conti della Liguria nei confronti del comune di Recco,
noi cittadini del movimento, attivisti del Movimento 5 Stelle di Latina, abbiamo presentato un esposto alla Corte dei Conti del Lazio nei confronti del comune di Latina, delle amministrazioni comunali e politiche, per danno erariale e ambientale, perché non ha adottato nessuna procedura significativa per il raggiungimento di questa percentuale d'obbligo per legge. Questo è il nostro lavoro che stiamo facendo. Ovviamente ci sono tanti e tanti altri spunti che stiamo portando avanti nei nostri tavoli di lavoro, proprio per cercare di mettere in evidenza tutte le anomalie che ci sono nell'amministrazione sia comunale più che altro politica. Grazie.